Giscard del tennis. El parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. El portava Giscard del tennis. El parlava de perle, vero che la conosci? È anche una rivista importante. Esatto, esatto. Le scarpe da... El portava Giscard del tennis. Solo che le scarpe da tennis sono un po' leggere adesso e quindi ci vogliono queste scarpe un po' più pesanti per questi giorni. Il barbone, il crociato. Ha bisogno di scarpe, soprattutto di scarpe, ma anche di vestiario, e non solo quello. La solitudine è la causa della presenza di tanti bisognosi in città. Sono storie d'amore, in fondo si diventa barboni per amore o forse no, magari per disamore sì, la vita finisce a rotoli e ti sbatte fuori di casa. Qualche berrettino di lana, una sciarpettina fatta bene dalla nonna. Bene, sciarpe e guanti anche, tutto bene, quello che serve per il freddo. Alcuni trovano riparo per la notte con la colazione al mattino dalla signora Antonietta, che ha aperto l'albergo di famiglia a chi soffre l'emergenza neve. Antonietta, è una questione d'amore o sbaglio? Sì. Perché? Di grande amore. Perché nel 2003 ho perso un figlio con un incidente stradale di 31 anni. Questi sono un po' tutti i suoi figli. Sì. Sotto quattro cartoni c'è proprio adesso una persona colpita dall'amore, che sembra nessuno. Grazie per la signora, per questa opera buona, e davvero ha un grande senso. Perché l'era.